Ce l'abbiamo fatta, bentornati in Super Diretta, che andrà in forma ridotta per venire incontro alle vostre capacità mentali. Purtroppo la tecnologia ci è sempre avversa ogni tanto. Ci è nemica, ma ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Forse, per almeno 10 minuti. La diretta durerà leggermente di meno perché abbiamo ovviamente appuntamenti di questa terza giornata di fiera, l'ultima dell'E3. Abbiamo ancora diversi appuntamenti, anche se ovviamente in realtà il grosso è stato fatto. La roba più brutta. Esatto, la roba più brutta c'è oggi, tranne un paio di cose più carine. Comunque attese, perché Killzone vediamo un attimo se è carino, dobbiamo ancora vederlo, però è un titolo di lancio di PS4, se è brutto anche quello, so cazzi per Sony. Come sono qui con Umberto Moioli, ovviamente, che ci parlerà un po' di quello che ha visto nel corso di questi giorni, forse. Matteo, che seguirà la chat, seguirà il nostro account Twitter MultiplayerIt con hashtag SuperDiretta. Cercheremo in questo caso di rispondere alle vostre domande. Abbiamo visto che sul sito tantissime discussioni sempre riguardo la next gen, tutte le varie cose legate all'usato, alla pirateria, allo scambio del gioco tra amici, tutte le dichiarazioni di Microsoft, Sony e così via. Quindi cercheremo di parlare anche di queste cose. Ma io partirei, caro Umbo, da Destiny. Destiny è assolutamente uno dei titoli importantissimi della fiera, uno dei titoli nuovi. L'abbiamo visto finalmente in versione giocabile su Next Gen. Tu sei andato anche alla presentazione a porte chiuse. Dove l'hai visto giocato? Era giocato anche in quel caso su PlayStation 3, come la conferenza 4. Sony. Su PlayStation 4, ovviamente, come la conferenza Sony. In realtà, purtroppo, la presentazione a porte chiuse, nonostante ci fossero ovviamente gli inviti, le liste fossero estremamente rigidi nel chiederti di andare quando ti avevano dato l'appuntamento, era fondamentalmente la stessa. C'era soltanto un breve montaggio finale a seguire la demo, ma erano tutte immagini più o meno che già erano apparse online. Quindi, insomma, quello che si è visto anche a porte chiuse è quello che avete visto durante la conferenza PlayStation. E quindi niente, si può commentare quella demo lì, non so se vuoi. Sì, velocemente, nel senso, sei riuscito a carpire qualcosa in più anche dalle parole dello sviluppatore mentre illustrava la demo? Anche lì, purtroppo, loro non è che abbiano aggiunto... No, fanculo! Purtroppo Destiny, Activision si sta muovendo in maniera veramente rigorosa sulla comunicazione, non lasciano uscire nessuna informazione che non è stata prima ponderata in maniera estremamente attenta. Però un po' in generale l'impressione fatta vedendolo dal vivo, che magari non è lo stesso che guardandolo attraverso internet sul proprio computer, è almeno da parte mia, da fan di Halo, è assolutamente positiva. L'ho scritto anche nell'anteprima, secondo me unisce meccaniche che ricordano Halo per diversi punti di vista, comunque come sparano le armi, il feedback, l'importanza anche del corpo a corpo, con altre idee che sono più innovative. Ora, non è che ci sia nessuna idea rivoluzionaria, però come approccio allo sparatutto, al genere degli sparatutto in prima persona, secondo me ci sono delle cose che sono molto interessanti, sì, e che sono curioso di vedere, perché ad esempio il concetto di questi eventi dinamici che all'improvviso ti permettono di giocare non soltanto col tuo gruppetto di giocatori, ma con un gruppo, con altri gruppi, con un numero molto più elevato di utenti, è sicuramente interessante. Poi nella demo questo si risolveva in uno scontro con una serie di nemici abbastanza interessante ma caotico. Sono curioso di vedere se ad esempio ci saranno obiettivi un pochino più complessi a cui lavorare in compagnia appunto di vari gruppi di giocatori. E invece sei avuto occasione un'altra volta di andare da Bethesda a rivedere Wolfenstein e The Evil Within. In realtà The Evil Within possiamo saltarlo a più pari perché la presentazione è la stessa che abbiamo visto noi in Giappone e anche tu a Londra. Invece Wolfenstein, c'è qualcosa di nuovo? Wolfenstein sì, ancora una volta c'era sia una parte di Endzone, che però era la medesima di cui avevamo già scritto dall'evento Bethesda un paio di settimane fa. E poi c'era una nuova demo ambientata su questo ponte dove un treno deragliato creava questo groviglio di cemento, metallo, un livello non incredibilmente originale anche lì, però fatto bene. A me devo dire Wolfenstein piace, è un titolo che si vede è fatto da un team abbastanza ristretto, non ha enormi ambizioni, come può avere ad esempio Destiny, di cui abbiamo parlato, che invece si vede che è il progetto della vita. È molto classico, tradizionale, però è fluido, divertente. A me devo dire, è uno di quegli sparatutto che comunque poi magari hai lì, giochi, ti diverti, non è indimenticabile, non finirà nella lista dei migliori 10 giochi di sempre di nessuno, però potrebbe avere il suo perché, è divertente. E poi invece ancora andiamo a cannone, magari Rome 2 Total War, la serie Total War è sempre super apprezzata dagli utenti PC. Cosa hai visto in questo caso?
Allora, in questo caso ci hanno fatto vedere per la prima volta in assoluto la mappa della campagna, che è una di quelle feature che tutte le volte che c'è un nuovo capitolo Creative Assembly fa più attendere gli appassionati. Prima presenta le battaglie, parlano delle fazioni e poi si arriva a un certo punto più a ridosso dell'uscita in cui finalmente fanno vedere la mappa della campagna. Questa volta è tra l'altro particolarmente importante perché loro l'hanno promossa come la mappa più grande di sempre, ha queste 183 regioni da conquistare, non che vadano conquistate tutte, ma diciamo che possibilmente possono essere conquistate, e proprio la dimensione, il numero di regioni introdotte ha suggerito di creare una nuova meccanica, la meccanica delle province. Ora in sostanza un numero variabile da 2 a 4 regioni può essere raccolto in singole province. Province che possono essere gestite in maniera più semplice per poter ad esempio ordinare specifiche leggi che coinvolgono tutte e quattro le regioni, insomma diventa un pochino più semplice amministrare un impero che sarà più grande rispetto ad altri capitoli, ad esempio pensando a Shogun che è ambientato semplicemente in Giappone. È evidente come una mappa che coinvolge tutta l'Europa, anche una parte delle coste del Nord Africa, sia estremamente più estesa e complessa da gestire. E poi oltre alla mappa della campagna abbiamo anche potuto provare per la prima volta una battaglia, quindi le battaglie tattiche in tempo reale. Quelle sono, come qualsiasi appassionato della serie si ricorda, non ci sono enormi novità se non che abbiamo provato questo scontro tra egiziani e romani a terra, però con un pezzo di mappa che comprendeva anche un pezzettino del delta del Nilo, quindi c'era contemporaneamente una battaglia a terra e una battaglia navale. La vittoria della battaglia navale voleva dire anche poter portare le proprie truppe a terra ad arman forte al combattimento. E devo dire interessante. Che sì, è stata una battaglia, tra l'altro si chiama proprio la battaglia del Nilo e sarà una delle battaglie storiche giocabili anche in maniera separata rispetto alla campagna. Devo dire che mi è piaciuto, sempre bellissimo graficamente, anche se devo dire, poi ti lascio, scusa che visto no, tutto parlo, quello che vuoi. Rispetto agli altri capitoli non c'è secondo me uno stacco enorme, gigantesco in termini grafici, però è sempre spettacolare. Qui più che un'evoluzione in termini puramente tecnici c'è molta più varietà visiva del solito. Ma uno che vorrebbe che vuole giocare Roma da questo capitolo può farlo secondo te, o sì, bisogna avere un pedigree importante sul gioco? Ho fatto proprio questa domanda durante una chiacchierata che ho fatto con alcuni sviluppatori e mi hanno detto che se da una parte è vero che stanno creando il gioco più grande e forse anche complesso della serie, è anche vero però che ci sarà una campagna storica che farà da prologo e quindi introdurrà sia al periodo sia anche i nuovi giocatori e le meccaniche, quindi sì, devo dire che credo sarà possibile. Poi guarda, Total War non è una serie estremamente complicata da prendere e giocare perché ci sono vari livelli di profondità, quindi penso sia comunque giocabile anche dagli nuovi utenti. Grazie Umbo, può andare. No, scherzo. Ciao. Abbiamo da parlare dopo di The Division, questo titolo molto molto interessante di Ubisoft. Matthew, allora, salutiamo ovviamente i nostri utenti in chat, il nostro moderatore Bosk itinerante e tutti quelli che ci stanno ancora seguendo. Che dicono? Quali sono le domande più interessanti? Allora, andiamo con una domanda su Destiny. La fa Francesco Altamura. Chiede se Destiny sia un vero e proprio MMO FPS o se c'è anche una storia single player da giocare in co-op. Ma qua è più che altro una questione di capirsi e decidere che termini utilizzare, perché se con MMO FPS lui si immagina World of Warcraft in prima persona, quindi quasi unicamente, fatta eccezione per i dungeon, con aree persistenti, aperte, dove ci si incontra con altri giocatori, non sarà quel tipo di esperienza. Probabilmente, a parte che diversi dettagli su Destiny ancora non sono chiarissimi, quindi bisogna andare anche un po' di immaginazione. Però sembra che fondamentalmente la struttura sarà, ci saranno queste missioni giocabili in cooperativa a 4 persone, poi le aree aperte a più utenti non saranno comunque come un'area persistente di un gioco di ruolo, ma saranno sempre all'interno della missione, ci sarà un matchmaking che permetterà magari di incontrarsi in 30-40 persone solo all'interno di quell'area, di completare certi obiettivi e poi di tornare instradati nella missione cooperativa. Di davvero persistente, più simile a quello che può essere un concetto di MMO FPS, ci sarà invece probabilmente un hub social all'interno del quale ci si incontrerà, magari ci si potrà scambiare gli oggetti. Sarà Destiny.
Sì, esatto, c'è cioè questa città centrale che farà da hub social e permetterà di incontrarsi, probabilmente ci saranno sistemi di gilde, insomma tutti quegli strumenti lì, quindi non proprio un MMORPG come può essere un World of Warcraft in prima persona, però con tanti elementi persistenti che lo avvicinano anche al genere degli MMO. Matteo. Torniamo a parlare di Total War. Matteo Saraullo chiede se il pathfinding è stato perfezionato ulteriormente e i requisiti di sistema se sono usciti, se li ma la questione del pathfinding non è facilissima da giudicare così dopo una prova di 20 minuti, quindi quello magari poi ne parliamo un pochino meglio quando ci arriva il codice preview. Mentre per quanto riguarda i requisiti di sistema ancora non ci sono quelli ufficiali, però mi viene il dubbio che nel documento che abbiamo dato ci sono scritti, io penso che siano molto simili a quelli di Shogun 2, però adesso vediamo, perché magari se me li hanno dati nel documento facciamo scrivere una news che ci sta. Parla ancora? C'è un'altra. Allora, Nicola Coluccini ci chiede se in futuro vedremo mai MOBA di spessore come Dota e League of Legends su PlayStation 4 e Xbox One. Perché no? È giunta l'ora? Perché no? Sì, io devo dire che secondo me, ad esempio, Dota, da un certo punto di vista, considerando anche la partnership che c'è stata tra Valve e Sony in precedenza, potrebbe arrivare a un certo punto, vista anche l'apertura della console. Io penso che per avere un titolo di quella portata che faccia quei numeri, il successo che hanno League of Legends e Dota, deve esserci però assieme anche un adattamento dei contenuti del gameplay al pad, perché certo. In realtà non hanno non hanno controlli estremamente complessi in MOBA, però comunque giocare con mouse e tastiera è diverso che giocare col pad. Credo però che con un lavoro di adattamento, perché no, hanno tanto successo su PC, non ci sono ragioni per cui non debbano averlo anche su console. Allora, torniamo invece un'altra volta appunto su console, perché abbiamo visto due titoli interessanti per gli utenti in console. Sto parlando di Pro Evolution Soccer 2014, che abbiamo giocato a porte chiuse, abbiamo assistito a una presentazione fatta da John Murphy e tutto il team di sviluppo. Di Eddie. Esatto, di Eddie Murphy. Rideva sempre anche lui, sì. Però non c'aveva i capelli. E quindi penso un po' un Pierpaolo che ride come Eddie Murphy. No, no, nulla, non ti preoccupare. Lavora. E nulla, presentazione a porte chiuse, ci sono state illustrate ovviamente le nuove caratteristiche del gioco e ovviamente quella principale è l'utilizzo del Fox Engine come motore grafico che muove il tutto. Abbiamo provato anche una demo, c'erano a disposizione due squadre, il Bayern Monaco che ha vinto la Coppa dei Campioni, la Champions League, e il Santos che ha vinto, no, non ha vinto quest'anno la Coppa Libertadores, lo scorso anno, di Neymar. Abbiamo giocato, assolutamente quello che si nota subito è qualche cambiamento in termini di animazioni, fisica della palla e quant'altro. Le facce dei giocatori sono sempre più incredibili, davvero hanno fatto un lavoro fuori di testa, quando vedete i primi piani nel replay o altro ci sono davvero tutte le imperfezioni, Ribéry è brutto come nella realtà, veramente brutto con tutta la cicatrice, sono davvero incredibili. Detto questo, che sono comunque cose fighe ma accessorie, finalmente le collisioni sono sensate, perché comunque PES ha avuto sempre un po' di problemi in termini di collisioni eccessive oppure con penetrazione di poligoni e quant'altro. In questo caso invece si vede che il Fox Engine dà un po' più di gestione migliore per quanto riguarda le collisioni, anche per quanto riguarda le animazioni sono molto molto belle, però a questo punto lo sviluppo, ho provato la demo, il tempo di risposta dei giocatori è abbastanza elevato. Questo capita sempre in realtà con PES, ogni anno quando lo proviamo a Los Angeles fino a Colonia i giocatori si muovono in maniera abbastanza macchinosa, perché tipo le animazioni sono molto belle ma bisogna aspettare che si completino tutte per poter avere un'altra volta il controllo, oppure anche uno stop a seguire della palla è molto molto lento. Di contro, appunto, dicevo, anche la fisica della palla è molto realistica e davvero sembra andare cioè sembra senza alcuna restrizione, senza alcun intervento da parte dell'intelligenza artificiale, quindi è interessante. Purtroppo dal punto di vista dell'aliasing è un disastro attualmente, perché era veramente super sporco, anche lo stadio che è un po' migliore rispetto al passato, nel senso che i tifosi sono fatti un po' meglio, però davvero sono tutti quanti scalettati in una maniera invereconda. Anche in questo caso siamo ancora a giugno, quindi sicuramente questa roba verrà migliorata per Colonia per l'uscita, però assolutamente il Fox Engine ha portato qualche cambiamento vistoso in termini di gameplay, sembra essere un po' più libero, un po' più meno schematico, meno binari e quant'altro, però di contro, siccome la risposta ai comandi è abbastanza macchinosa, non posso ancora esprimermi in maniera né positiva né negativa. Fatto sta che ovviamente il Fox Engine porta un reboot tra virgolette del gioco. Io me la immagino un po' come, poi non so se già puoi esprimere un parere un pochino più articolato, ma mi immagino tra virgolette come l'ultima possibilità di PES, perché se il nuovo motore non permette di fare il salto in avanti che
che davvero gli permette di raggiungere FIFA e poi da lì partire per la nuova generazione, se resta indietro anche col Fox Engine, poi com'è che fai a recuperare? Su un cazzo. Esatto, e poi è buffo il fatto che non verrà sviluppato PES 2014 per Next Gen, se ne parlerà nel 2015, che è una scelta strana dal punto di vista di marketing, perché così ti perdi... nel 2013, lo vedremo nel 2014. PES 2014 e 2015 il gioco. Saltano due anni, sarebbe... E nel senso che è curiosa, perché nel frattempo FIFA venderà, sarà l'unico gioco di calcio disponibile per un anno su PS4, Xbox One, quindi venderà tantissimo. Però magari poi lavoreranno ancora meglio con un PES 2015 che sarà incredibile, sì, si spera. C'è da dire che... se non mi ricordo male, i numeri li faranno soprattutto sull'attuale generazione di console. È uscito Xbox 360, avevano fatto quel capitolo, il primo PES era stato soltanto su Xbox 360, esatto. E non era però niente era di tutto. Esatto, non era niente di che, quindi magari meglio non vederlo piuttosto che perdere tempo prezioso per lo sviluppo. Sempre di Konami ho visto Castlevania Lords of Shadow 2, il seguito del gioco sviluppato, il reboot della saga di Castlevania sviluppata dai Mercury Steam, che sono spagnoli e hanno avuto la supervisione di Hideo Kojima, di Kojima Production. In realtà il primo capitolo non era affatto male, io se non sbaglio gli avevo dato un 8.4, nel senso che è un titolo interessante, tre dimensioni, che a poco c'entra con Castlevania, al di là del protagonista principale, Gabriel Belmont, che diventa Dracula. E in questo caso il secondo capitolo, ho giocato una demo di un quarto d'ora, è molto bello graficamente, tanto migliorato, lui, Gabriel, è super bello, nel senso non esteticamente, come è fatto, tanti poligoni, dettaglio di tutta l'armatura, di tutto il vestiario, della faccia, e poi è super cattivo, nel senso che nel tutorial iniziale già comincia a squartare, a zannare persone, c'ha un sacco di combo a disposizione, queste due armi che permettono o di acquisire energia o di spezzare le difese avversarie. Il gameplay è ancora più dinamico, più fluido, più spettacolare rispetto al primo Castlevania. Infatti si vede che comunque i sviluppatori hanno preso un po', hanno attinto ai vari God of War e Uncharted in termini anche di telecamera, situazioni spettacolari, tutto che si distrugge attorno al protagonista principale, e anche sezioni platform molto arremmanti dove bisogna scansare gli attacchi nemici, scalare magari questa sorta di robot gigante, questa sorta di guardiano che vuole assalire il castello di Dracula, e quindi c'era tutta questa sezione che si alternava tra combattimenti, sequenze interattive, quick time, scalate di stile platform, riflessi, bla bla bla. Molto molto interessante, sembra essere una diretta evoluzione del Castlevania, graficamente anche in questo caso molto bello, però strapieno di aliasing. Io non so se so anche il setting delle TV, poi giocavamo a mezzo centimetro di distanza, il fatto che comunque adesso stiamo vedendo Xbox One e PlayStation 4 e quindi sappiamo, vediamo una pulizia grafica migliore, non lo so, però bello graficamente, tante scalette, gameplay super dinamico, gestione della telecamera libera in questo caso, lo scorso anno nel primo capitolo invece era semi automatica. Interessante, teniamolo sott'occhio, esce questo inverno per PS3 360, poi magari arriverà anche deve lui. Deve essere bello, poi è una bella storia perché Mercury Steam... poi è esteticamente, artisticamente bello. Mercury Steam aveva, in realtà arriva a fare Castlevania da un percorso un po' strano, perché il motore di gioco, che è anche niente male, l'avevano creato senza sapere esattamente poi cosa farci, e sono stati loro a creare una demo per Konami ad andargliela a proporre, esatto, e alla fine il risultato è stato ottimo, non soltanto in termini qualitativi, ma diceva Konami che è stato anche il primo capitolo della serie Castlevania più venduto in assoluto. Quindi. Sì, anche perché poi ci sono stati tantissimi fallimenti per i Castlevania in 3D, invece questo è un reboot, ok, c'ha poco a che fare con gli altri Castlevania, ma è un bel action adventure con un grande carisma. Matteo, andiamo un'altra volta a fare domanda, qualche domanda. Di Salvatore Maniscalco, che chiede se possiamo dargli delle informazioni sulle home, quindi sulle dashboard delle nuove console. Hanno detto qualcosa, le hanno mostrate brevemente? C'era un video, trovate anche su multiplayer.it, della dashboard di PS4, ti fa capire un attimino come funziona l'integrazione social, le chiamate in game, la possibilità di switchare tra un'applicazione e l'altra, mentre Microsoft durante la conferenza ha mostrato Smart Glass, la possibilità di preparare le partite multiplayer di un altro gioco mentre si gioca, nel caso della demo Killer Instinct, quindi è interessante, però poca roba ancora, sicuramente avremo Colonia o il TGS per vedere queste caratteristiche. Andiamo con Luca Lotto, ecco, è arrivato il tweet. Questa mattina è uscita questa notizia che la demo di Metal Gear Solid 5 girava sulle console di vecchia generazione. Apriti cielo! Non sarebbe male, perché, non sarebbe male, perché significa che già era abbastanza carina tecnicamente, figurarsi sulle nuove console anche su PC magari quando arriverà
molto interessante. A me non è piaciuta tantissimo la demo mostrata, più che altro per quell'effetto di accelerata. Non era un gran montaggio. Esatto, più che altro il montaggio, anche considerando come Kojima faceva una volta i trailer super eccitanti. Lui ha detto che si è stufato di fare sta roba, però magari... Ha deciso di farli belli, ora li fa di merda. Esatto, c'è anche una via di mezzo, no? Oppure una bella sessione di gameplay giocata in tempo reale. Quindi se comunque era su PS3 360, tanto di cappello, perché allora sarà ancora più bello sulla prossima generazione. Andiamo con XanderGamer90, chiede un'infornata di informazioni su diversi giochi. Drive Club, che gioco sarà? Simulativo, arcade o simil test drive? E di FIF sappiamo qualcosa? Iniziamo con Drive Club. Arcade direi, tendenzialmente arcade, molto orientato al multiplayer online. Non vi aspettate questo. Quindi ipercacciarone. Ipercacciarone, non vi aspettate questo gioco complesso. Il nuovo Gran Turismo, il Forza Motorsport è puramente arcade online. Si creano questi club, gilde per giocare online. Vediamo un attimino, per adesso è abbastanza indietro. E invece sì, lo abbiamo visto, l'articolo TIFF è già online. Abbiamo visto, chiediamo conferma alla regia. Provato, Vincenzo l'ha TIFF provato. È online? TIFF? Il pezzo. TIFF è stato giocato da Vincenzo, che tra l'altro ha detto che gli è piaciuto moltissimo, forse il addirittura online, il pezzo online, e forse penso possa addirittura essere uno dei giochi della fiera di Vincenzo, quindi è rimasto soddisfattissimo. Poi è interessante perché il fatto che l'abbia giocato questa volta ha ancora più valore, perché rispetto alle primissime presentazioni si era detto che forse la demo era estremamente scriptata, era una sorta di grossa coreografia, perché il gioco era molto indietro. Invece, avendolo provato, possiamo dire che insomma il gioco c'è e, a quanto dice Vincenzo, è anche estremamente valido. Ottimo. Altre domande, Matteo? Altre domande? Me la gioco. Te la giochi tu? Io me la gioco sempre. Vuol sapere se Fable 4, che non è stato annunciato qui, lo vedremo magari in pompa magna a Colonia? Secondo voi? Colonia non so, onestamente, però è chiaro che prima o poi uscirà, perché comunque è un brand di Microsoft abbastanza seguito. Una tassa da pagare. Una tassa da pagare. Non c'è anche poi Peter Molyneux, quindi magari... Magari. No, a me sono piaciuti tanto i primi due. Il secondo Fable mi è piaciuto, il terzo era la fiera dell'Easy. Uscirà, non so se a Colonia, non so se è già pronto, perché avete visto anche i vari Forza, i vari Halo e compagnia sono stati appena annunciati, si vede che sono titoli che usciranno nel 2014, non forza che esce al lancio. Domanda sul design di Xbox One da parte di Gaming Addiction, che chiede perché Xbox One non è stata progettata per stare in verticale. Problemi di costi, secondo te? No, perché secondo loro, voi, secondo me la scelta strana ma precisa di design, loro vogliono andare a posizionarsi nel salotto come se fosse un elemento di abbigliamento, un lettore Blu-ray, bla bla bla. Avete mai visto un lettore Blu-ray verticale? Ce ne sono pochi, quindi vogliono posizionarla magari sotto la TV, attaccata alla TV. Una buona domanda però. Una buona risposta. Non è fondamentale, ma è una buona domanda. Però ho dato anche una risposta sensata. La risposta è eccezionale. Andiamo al cannone via social. Sempre, sì, una delle ultime domande, perché dobbiamo scappare, Antonio. Dove vai? Io devo andare a vedere DayZ. Tra un quarto d'ora. Trinciatore 92, sempre riguardo il design delle console, questa volta PlayStation 4, chiede: non pensate che una PlayStation 4 particolarmente piccola possa avere problemi di surriscaldamento? Mi va bene nulla, se è grande è troppo grande. Tra parentesi vi do una mezza conferma, perché ho chiesto al PR di Sony, però dopo smentiranno, che avrà l'alimentatore integrato. Quindi nel caso è un grande lavoro di ingegneria, perché è piccolina, comunque abbiamo visto che è piccola quasi come la Slim, anzi meno della Slim PS3, tranne della larghezza. C'ha l'alimentatore integrato, boh, potrebbe scaldare, ma si spera di no, cioè nel senso si spera che abbiano fatto un ottimo lavoro. Che poi in realtà la CPU e la GPU sono buone, ma comunque sono abbastanza tranquille in termini di clock o di caratteristiche, anche di processo produttivo abbastanza avanzato, quindi dovrebbero stare ok. Non sappiamo il rumore, ma tendenzialmente delle ventole, quello che saranno, staremo a vedere. Dani Angelini dice che abbiamo intravisto Epic Games alle 3. C'è una possibilità per un Gears of War Collection o un nuovo capitolo su PlayStation 4? Tu che sei andato da Epic, hai parlato per ore e ore con loro, che no, dicono? Non siamo purtroppo andati da Epic e sono un po', tra virgolette, grandi assenti. Sono stati un po' i grandi assenti, ma stanno, secondo me ci può stare. Sì, sicuramente stanno lavorando su 100 progetti contemporaneamente.
Immagino che per loro abbia senso insomma annunciare qualcosa quando potranno avere tutte le insomma, per loro tutta la visibilità possibile. Chiudiamo in bellezza Umbo con The Division, titolo Ubisoft, quello forse più promettente, nel senso perché nuovo, che hai citato durante la conferenza. Max, tu invece hai per caso il biglietto da visita di Suda da far vedere? Certo. Ok, allora vediamo, vedete il biglietto da visita più bello di tutti i tempi, perché di Killer is Dead leggerete l'articolo di Matteo, però non ne parliamo, facciamo vedere il super biglietto di Suda 51 che è fantastico. Biglietto da visita. Il logo della di Grasshopper e dietro stilizzato fantastico. Modello manga anni 70 Suda. Umbo, a parte l'intervista che hai fatto che è incredibile, con un baccano enorme di Just Dance in sottofondo, il gioco, allora che ci dici? Ma guarda, a me è piaciuto, resta uno dei più interessanti della fiera. Ho avuto lo stesso problema che prima descrivevo per Destiny, ovvero vai, lo vedi in conferenza, poi vai all'appuntamento a porte chiuse, fondamentalmente è la stessa roba. In realtà c'era un pezzettino in più rispetto a quello che avete visto anche voi, ma era quasi esclusivamente per mostrare il funzionamento della Companion App, quindi questa applicazione per tablet e forse anche smartphone, ma non sono sicuro, che permette di giocare con chi sta giocando su console controllando un drone dall'alto. Si può ad esempio sparare ai nemici o si può dare supporto ai giocatori ad esempio curandogli i punti vita. Il gioco comunque secondo me è molto interessante, a parte che graficamente l'impatto è davvero notevole. L'abbiamo visto su PlayStation 4 e l'impatto è assolutamente eccezionale. C'è questa New York, in particolare il primo pezzo, se avete visto la demo ce l'avete presente, in cui si cammina in questa strada con tutte le macchine lasciate abbandonate al bordo della strada, è davvero, c'è un livello di dettaglio notevolissimo. Poi comunque tutta la demo mostra davvero una bella grafica e Massive Entertainment sta facendo un bel lavoro da quel punto di vista. Ma anche il gioco in sé unisce quelle che sono meccaniche da soprattutto in terza persona abbastanza classiche, si spara, ci si copre, sono armi, gadget, granate, insomma tutto quello che ci si aspetta da uno soprattutto in terza persona, compreso anche una certa interazione ambientale, ci sono le coperture che si distruggono, insomma non è male da come spara tutto, non sembra male come spara tutto, però poi ha tutta una componente da gioco di ruolo che sembra piuttosto profonda, perché ci sono abilità, punti esperienza, ma soprattutto c'è questo sistema per cui si gioca in gruppo, anche lì un po' come Destiny, si completa le missioni, ma allo stesso tempo ci sono dei punti, sembra che abbiano pensato tutti più o meno alla stessa cosa contemporaneamente. Ci sono dei punti in cui il gioco potrà permettere a più gruppi di incontrarsi o a più gruppi anche di scontrarsi, perché proprio come nella demo, quando il gruppo diciamo principale esce dalla stazione di polizia viene attaccato da quell'altro gruppo, se dovesse funzionare come si è visto, tutto ciò accade in maniera estremamente fluida. È un titolo, è un progetto interessante, forse rispetto a Destiny, di cui comunque non si sa ancora tantissimo, qui si sa ancora un po' meno, nel senso che hanno fatto questa demo dove ti hanno fatto un pochino vedere qual è la loro idea per l'esperienza, ma poi è difficile capire esattamente come si svolgerà la partita. Esatto, mancavano diversi menu, mancavano diverse cose, però è un progetto, secondo me può essere un po' la risposta di Ubisoft ad Activision con Destiny. Interessante. Va bene, allora direi che è tutto. Grazie mille ragazzi anche per oggi averci seguito, grazie Umbo, grazie Matteo e Alessandro in regia. Noi torniamo domani con l'ultima super diretta alle 21 italiana, quindi più tardi, mezzogiorno per noi, da casa multiplayer.it saremo al completo per fare un po' di casino, un po' più cazzeggiare e raccontarvi anche i nostri giochi della fiera più interessanti, qualche aneddoto, ci spogliamo nudi e portiamo qualcuno in diretta. Quindi non mancate. Non mancate, soprattutto per quest'ultima cosa. A domani alle 21, buon proseguimento e ovviamente seguite multiplayer.it che è stracolmo di contenuti E3 2013.